Grazie Presidente. Un noto regista italiano, intellettuale, recitava in uno dei suoi film famosi: "Le parole sono importanti". Allora, è vero, le parole sono importanti, però è evidente che alcuni giornali non sanno cosa significa e non fanno tesoro di questa frase su cui noi tutti dovremmo riflettere. Abbiamo infatti letto degli articoli in cui veniva inventato un osservatorio che non è quello descritto da questa delibera, alternativo a quelli preposti che era un organo decisorio che avrebbe causato calamità naturali, disagi alla cittadinanza, distrutto il commercio, ma anche la vita dei cittadini. Diciamo che purtroppo i cittadini cominciano a essere assuefatti a questi articoletti di serie B che non hanno contenuto, cioè. Tu descrivi una delibera senza averla letta, millantando completamente i contenuti. A noi piacerebbe avere delle critiche costruttive, ve ne sono state in aula e di fatto abbiamo anche accolto alcuni emendamenti dell'opposizione. Detto questo, diciamo, le parole sono importanti. Cos'è l'osservatorio? Anche un bambino capisce che la parola osservatorio osserva, non è un organo decisorio. È vero che forse nella nostra vita abbiamo degli controesempi che ci lasciano interdetti, no? Non basta definire un partito democratico affinché lo sia. Non basta tifare l'Italia, insomma, per essere un partito che agisce politicamente nel modo migliore, insomma. Fratelli d'Italia ci sono fratelli e fratelli. Quindi che dire di Congiorgia quando Giorgia, di Congiorgia non ve ne è traccia, insomma. Quindi poi potremmo fare altri esempi anche della lista Puntini Puntini e non della lista Marchini che non sappiamo più che cos'è. Però al di là di una facile ironia, scusatemi colleghi, nulla di personale verso di voi. Noi siamo contenti perché l'osservatorio a nostro avviso è un luogo di incontro tra le associazioni dei cittadini e le associazioni di categoria degli operatori. E come forse non ve n'è mai stato, è vero che entrambe possono dire nelle commissioni che sono pubbliche, a volte c'è stato un confronto, ma questo è un luogo allargato, pubblico, dove tutti i portatori di interesse, che è una parola usata nel modo sbagliato spesso, non significa i portatori di interesse, le lobby, significa tutti quelli che hanno interesse in un determinato argomento e ce l'hanno i cittadini La invito a come concludere, servizi consigliere. e ce l'hanno sicuramente le associazioni di categoria che sono operatori del settore che danno lavoro al settore in cui operano. Quindi noi siamo veramente felici di questo osservatorio e non vediamo l'ora di iniziare a dargli dei compiti per quello che abbiamo detto in Commissione Commercio, cioè il piano regolatore del commercio, per avere delle proposte alternative o da coniugare con quelle che le commissioni stanno portando avanti. Grazie. A lei è iscritto il consigliere De Priamo.